voi così male. Pensa, non si vedono i professori. Studiare a casa è più semplice, si ha molto tempo libero per fare quello che si vuole. L'unica cosa negativa è che mi mancano i miei amici. E tu? Rimanere chiusa a casa in questo momento così particolare mi ha dato una sensazione di soffocamento. All'improvviso la mia giornata era completamente stravolta, dalla mattina alla sera. E pensare che molte volte avevo voglia di restare a casa. Per la scuola ci siamo organizzati ed è diventata una nuova esperienza. Ma la cosa più triste è stato il non poter vedere le persone a me care, i nonni, i miei amici, i cugini. È stato anche molto doloroso pensare che questo virus con forza devastante ha portato tanta sofferenza e anche molte vittime. Spero che tutto questo passi presto per ritornare alla normalità. Forse un po' cambiati, ma sicuramente più forti. E da oggi in poi credo che darò molta più attenzione anche alle piccole cose della mia giornata, del mio tempo e della mia libertà. In questo lockdown sono stato un bambino fortunato perché ho la fortuna di vivere in campagna e quindi di giocare all'aria aperta con il mio cane Nero e con mia sorella. E quindi questo lockdown, insomma, l'ho vissuto qua fuori. Per 2 mesi sono stato da solo, ma virtualmente no, perché alcuni miei amici ho giocato insieme a loro alla PlayStation e niente. E invece con altri ho fatto videochiamata, insomma con tutti. Però mi mancano molto tanto alcuni che non li ho potuti vedere purtroppo per questo lockdown. Mi sento una persona molto fortunata da moltissimi punti di vista in questa quarantena. Per esempio, una cosa che mi ha aiutato tantissimo a rimanere sempre calma e a non sclerare, soprattutto perché rimanevo a casa, era quello che i miei genitori erano separati. Non tanto per il fatto che erano separati, ma più che altro per il fatto che comunque dovevo per forza uscire ogni 2 giorni. 1 o 2 giorni, e questo mi aiutava tantissimo perché mentre altri magari dovevano per forza rimanere a casa, io avevo un motivo per uscire. Mi sento fortunata anche per il fatto che non sono figlia unica, fortunatamente, e quando i miei genitori uscivano e mi lasciavano sola a casa, c'era mia sorella sempre a farmi compagnia. Abbiamo 2 anni di distanza e questo mi ha aiutato molto perché più o meno abbiamo ancora alcune passioni in comune e quindi la maggior parte del tempo lo passo con lei a giocare, a spiare la gente. Un'altra cosa che mi ha aiutato tanto è stato che il mio condominio è molto grande, ha la piscina e un parco. E quindi molto spesso io e mia sorella usciamo, giriamo con le bici, con i pattini e abbiamo anche degli amici qui dentro. Li chiamiamo, giochiamo a palla con loro. In quarantena ho riscoperto tantissime cose che facevo da piccola e che magari avevo mollato perché non mi piacevano più, perché gli avevo perso interesse o perché magari dovevo studiare e quindi non avevo tanto tempo. Tipo il tennis, non giocavo a tennis da 2 anni e mezzo e appena ho ripreso mi sono sentita una persona felicissima, penso di non aver mai provato delle emozioni così grandi. Già anche solo a vedere la mia vecchia racchetta o a toccare una pallina mi emoziono. Un'altra cosa che ho riscoperto è stato il pianoforte. Io prima studiavo pianoforte, poi quando sono andata alle medie mi hanno messo in violino e io ho iniziato a studiare violino. Adesso, guardando il mio libro prima di pianoforte, provo a rifare le mie vecchie suonatine e mi diverto sempre con mia sorella. Mi manca tantissimo il nuoto sincronizzato, che è lo sport che io pratico insieme a delle mie compagne.
e sinceramente sono abbastanza triste per questo. Mi mancano tantissimo i miei compagni di classe, soprattutto le mie amiche ovviamente, ma anche tutti gli altri. Mi manca anche tanto il fatto di fare il mio sport preferito, cioè il nuoto sincronizzato. Fortunatamente i momenti tristi che ho vissuto in questa quarantena sono veramente rari. Allora, parlando della mia quarantena, si può dire che all'inizio ero molto felice perché comunque avevo molto più tempo per giocare, non si doveva neanche andare a scuola e i compiti, diciamo che in quel periodo erano pochi, quindi ero molto felice. Invece, sono a metà quarantena, mi sono accorto che effettivamente era molto brutto non poter incontrare i parenti, gli amici, le persone care. Quindi un po' mi sono rattristito in quel periodo. Poi, dopo l'annuncio, diciamo, delle video lezioni, mi sono rattristito ancora di più, diciamo. Perché io effettivamente preferisco le lezioni, quelle in classe, invece che le video lezioni. Successivamente, appena è stata annunciata la fine della quarantena, mi sono rallegrato all'idea di poter riuscire andare nei musei, per esempio, che sono, cioè, sono diciamo quasi dei miei posti preferiti in cui andare quando esco, perché a me non piace molto uscire. Credo che le cose che mi mancano di più in questa quarantena siano le mie amiche. Uscire con loro, prendere anche solo semplicemente un gelato. Tutte cose che consideravo prima normali, magari ne sottovalutavo troppo l'importanza e il valore. Un'altra cosa che mi manca molto durante questa quarantena è la piscina, perché essa mi ha aiutato in tanti momenti difficili dove non mi sentivo a mio agio con me stessa. E mi vedevo allo specchio e non mi piacevo. Per fortuna durante questa quarantena sto facendo comunque un po' di allenamento a casa e mi sto arrangiando. Le cose che ho fatto per superare questo momento difficile della quarantena sono state disegnare, perché a me piace molto disegnare, inoltre mi aiuta a liberare la mente e a scacciare via i brutti pensieri. Poi è stato suonare e cantare, perché queste sono le due mie passioni più grandi. E poi è stato pensare positivo, pensare a quello che avrei potuto fare dopo la quarantena, al momento in cui avrei potuto rivedere le mie amiche. Questo è il mio giardino ed è il posto che più amo in questa quarantena e dove ho trascorso anche molto tempo, perché posso stare in mezzo alla natura senza dover indossare la mascherina o i guanti. In questa quarantena ho riscoperto il valore della lettura, infatti prima magari tra i mille impegni della vita quotidiana non riuscivo mai a dedicare il giusto tempo per la lettura. Invece adesso, visto che ho più tempo, sto leggendo un libro intitolato Noi siamo infinito, che mi sta piacendo molto e di cui ho visto pure il film. Una delle mie paure più grandi in questa quarantena sinceramente non è essere infettata dal virus, ma è più che altro non poter rivedere i miei nonni in estate. Quanto fosse stato difficile affrontarla. Invece dopo qualche giorno mi è piaciuta, tra virgolette. Certo,
non ho avuto l'obbligo di svegliarmi presto la mattina per andare a scuola, però io ho avuto la fortuna di avere una casa grande, una stanza tutta mia, dove faccio videochiamate e video lezioni con i professori e gli amici, quindi la compagnia non mi manca. Certo, la tristezza è un po' qua, cioè che ti mancano, però li puoi vedere in videochiamata. E poi con questa grande casa c'è anche il giardino, oltre a questo, in cui posso giocare con il mio gatto, a racchettoni con mia madre, tiro con l'arco, oppure faccio gli esercizi di atletica. Quindi in fondo il divertimento non mi manca. Ovviamente ho dei doveri di studiare e fare gli esercizi che mi assegnano. Poi da Pasqua in poi è venuto mio padre il giovedì per stare un po' assieme. Pensavo fosse stata peggio la quarantena, invece no, mi è piaciuta, tra virgolette. Quarantena. Allora, intanto per tutte le persone che mi mancano è la mia cavalla, anche se è un animale che non può parlare perché è come un diario praticamente, però invece di essere un diario è un animale che mi può sentire, che non può parlare e che può sentire tutto, cioè è la vita per me, poi per altri no. Poi mi mancano le mie migliori amiche. E poi mi mancavano tutti i miei amici, alcuni miei familiari. La quarantena me la sto passando sempre con mi alzo, faccio le live, anche se fra un po' non ci sono. E poi esco a sistemare i cani e il gatto. E poi casomai mi guardo la serie di Netflix, studio, oppure posso... mi trovo... sempre a stare un po' in noia. Caro amico, come vedi sto preparando la carbonara. Qui le nostre magiche pozioni. E poi le metterò tutte nel pentolone. Vedremo cosa succede. Ho paura. Con questi capelli. Guarda, non voglio neanche parlare della carbonara. Ah, che bellezza. È venuta bene. Posso andare a Masterchef? Queste 24 ore o un po' di più sono successe davvero tantissime cose. In realtà le fondamentali sono due, ma te ne racconterò anche di più. La giornata ieri è iniziata alla grande, giorno 17 maggio, giorno sfortunatissimo per me e mia madre. Si è allagata a casa, ovviamente, però gli aspetti positivi. Allora, punto primo, ho salvato il pavimento, cioè che ho il parquet, perciò con quell'acqua era proprio un fin di vita. E punto secondo, ho conosciuto meglio i miei vicini di casa che sono delle persone fantastiche. Oggi sono qui a casa di nonna dove ho trascorso il 95% del tempo di questa quarantena e mi preparo sia per apparecchiare la tavola, sennò qua partono le urla. Aggiornamenti, la nonna mi ha regalato questi occhiali fighissimi. Sono contenta. Grazie nonna. Oggi ti leggo una poesia che ho scritto a inizio quarantena, quando credevo di potermi estinguere tra le quattro pareti della mia stanza. Si chiama Odio futuro del presente. Mentre scrivo, in sottofondo poeti estinti di DJ Fastcut. Ma io non mi voglio estinguere, voglio dimenticare ciò che non ho per sentirmi meno sola. Voglio uscire di testa e non di casa.
Voglio ubriacarmi di sorrisi nei pianti, perché sono sicura che più avanti odierò ciò che adesso ho. Questa penso che sia una delle poesie che ho scritto che più mi piace. Non lo so, mi ricorda tante emozioni che ho vissuto a inizio quarantena e che adesso sembrano molto lontane da me. Quindi sono contenta di averla riletta. Ciao. Houston, abbiamo un problema. Dopo 3 ore di chiamata, sto morendo. Passo e chiudo. Ci vediamo dopo. Agente 007 a rapporto. Siamo pronti per partecipare.